Guarda, guarda la Lilla. Deve essere morto. Facciamo la platessa, filettini di platessa, questi misteriosi che si vendono in tutti i supermercati, ovviamente surgelati, possono avere la pelle o possono non avercela. Vi faccio vedere tutte le due versioni fatte in un modo molto particolare, facilissimo. Padellino, va bene anche un pentolino, qualsiasi cosa. Io devo farne solo due porzioni, per me e per Beatrice, perché mangiamo il pesce. Perché qui c'è qualcuno vegetariano, vero, là dietro? Mia figlia, Asia, mia figlia, oggi in regia. Olio extravergine d'oliva, buono, non usate l'olio di semi o il burro in questa ricetta perché vi vengo a cercare. Cucchiaio di olio, cucchiaio e mezzo. Spicchio d'aglio, se volete ci potete mettere anche la cipolla. Io ci metto 3-4 fettine di aglio perché poi le voglio anche trovare perché a me piace l'aglio cotto. Ma se volete non ce lo mettete, va bene anche capperi, olive, peperoncino. Usiamo un barattolo di polpa di pomodoro, va bene la salsa, va bene la passata, va bene anche il pomodoro crudo tagliato fine fine, quello che avete. Questa platessa la facciamo in un modo particolare, Quando l'aglio sfrigola aggiungiamo il pomodoro. Dicevo, la platessa la facciamo a involtini, dopo li cuciniamo in un certo modo dentro qua. Un pochino di acqua per risciacquare il barattolino. Questo sugo è un po' abbondante, ma ho fatto apposta perché dopo faccio anche due bruschettine. Un po' di sale, un po' di pepe, il tempo di cottura dipende dal pomodoro, se è un pomodoro buono di qualità quando ha cotto 20 minuti basta e avanza. E ci metto un po' di origano se vi piace, se non vi piace ci mettete la maggiorana, il timo o il basilico o tutte e tre. Perché è arrivato adesso, ripeto, aglio, olio, un barattolo di pomodoro, passata, polpa, quello che c'è, origano, sale, pepe, lasciare cuocere 20 minuti con un goccino di acqua in più. Allora adesso dobbiamo fare gli involtini di platessa, prima bisogna fare il ripieno, quindi intanto che cuoce il sugo noi facciamo tutto il resto. 2-3 cucchiai abbondanti di pane grattugiato, ci servirà un cucchiaio abbondante di formaggio grattugiato, è meglio il grana piuttosto che il pecorino, se poi volete il pecorino mettetelo, però è un po' forte, e lo aggiungiamo al pane. Un bel ramo di basilico, va bene anche il prezzemolo se non volete usare il basilico. Basilico ne metto un po' nel sugo e un pochino nel ripieno. L'altro giorno un genovese mi ha insultato, mi ha detto che questo non è basilico, è una pianta, un albero di basilico, che loro usano quello piccolo. Ragazzi, qua siamo in Lombardia, è già un miracolo che c'è questo. Basilico, pane, formaggio, pepe, naturalmente se volete metterci dentro altre cose, come peperoncino, pomodori secchi, fate voi, metteteci dentro quello che vi piace. Un pochino di aglio tritato molto finemente, dentro anche l'aglio, fine, mi raccomando. E olio d'oliva, non deve essere unto, impastato, deve essere morbido come impasto, tipo sabbia, adesso vi faccio vedere bene, ne mettete un cucchiaio alla volta finché non raggiungete la consistenza desiderata. E voi direte, quale cavolo è la consistenza desiderata? Questa è, vedete che sembra sabbia, però non è unta, non c'è olio in giro. Però il pane è tutto leggermente unto, così deve essere, come sabbia. Occhio al sugo, mi raccomando, magari ogni tanto ricordatevi che avete sul sugo una giratina, giusto per vedere che non si attacchi, non si bruci, non si asciughi troppo. Lasciatelo andare. Adesso le platesse. Le platesse con la pelle, per fare gli involtini, bisogna metterle con la pelle in su, perché dopo quando le arrotoliamo la pelle resta all'interno, questa cosa è molto importante. E quelle che non hanno la pelle, che gliel'hanno tirata via, con la parte grigia, quella più brutta, sempre verso l'alto. Questo perché? Sempre perché arrotolandolo resta all'interno. Ma per quanto riguarda, questa è solo una questione estetica, per quanto riguarda la pelle è più grassa e resta all'interno, vi terrà l'involtino molto più morbido, molto più umido. Io le accoppio perché sono piccoline, faccio due alla volta, una grande, una piccola, una grande, una piccola, così. Mettiamo un po' del nostro ripieno dentro ad ogni involtino, un po' sparpagliato, non tanto, non c'è bisogno di farli molto pieni, serve per insaporire, non dobbiamo fare dei fagottini dei ravioli. Se ne avete fatto troppo, come sempre, come faccio io, lo usate per farci le verdure gratinate. Arrotolare dalla parte più stretta alla parte più larga, bello stretto, ecco qua. Ho trovato 4 povere olive abbandonate in frigorifero, perciò gliele butto dentro. Capperi non li ho trovati, quindi non ce li ho messi. Peccato perché ci sarebbero stati molto bene. Adesso mettiamo gli involtini nel sugo. Non c'è bisogno di legarli, mettergli gli stuzzicadenti, imprigionarli, denunciarli. No,
cucchiaino, spatolina, quello che c'è, glielo mettete sotto giusto per non scottarvi le dita e glielo appoggiate dentro, tanto questi non vanno più toccati e non perderanno la forma assolutamente, anzi se gli mettete lo stuzzicadente rischiate di rovinarli. Naturalmente se non volete fare col sugo, li mettete su una teglia, gli mettete sopra quel gratin che abbiamo avanzato prima, buttate in forno 200 gradi, 10 minuti, fatta, eh? Però oggi avevo voglia di sugo, di bruschetta, di fare schifezze. 10 minuti, pronti. Dopo 10-12 minuti le nostre platesse, senza toccarle, guardate, magia, sono cotte perfettamente, via dal fornello. Ora, io per motivi estetici, stiamo facendo un video, non ci metto il sugo sopra la platessa, però voi fate come volete. Oh, delle bruschette, guarda un po'. Arrimediate 4 fette di pane grezzo, bello, ruvido, di quello che c'è in casa. E guarda, scotto, buonissimo, la fine del mondo, non fate così, però insomma, alla cafona, salute. Guarda la Lillard, guarda, luci spente, mamme.